L'americano nasce da un drink che è chiamato Milano Torino proprio per la sua composizione, per il vermouth rosso, quindi Torino, e il bitter Campari, Milano. Milano Torino nasce nel 1860 ad opera di Gaspare Campari, nel Gaspare Campari's Bar di Milano, in galleria. Negli anni 30 nasce l'americano ed era preparato direttamente nel bicchiere. Mettiamo il ghiaccio nel nostro bicchiere, raffreddiamo il nostro bicchiere, coliamo l'acqua in eccesso, versiamo il vermouth rosso, 40 ml, 40 ml di bitter, aggiungiamo la nostra soda e andiamo a miscelare insieme gli ingredienti. Decoriamo con fetta d'arancia e degli oli essenziali di limone. L'americano è pronto.